Perfetto. Allora, dai, se siete pronti, possiamo cominciare con questa lezione. Allora, dunque, abbiamo parlato di stem cell, abbiamo parlato, insomma, così in generale di alcuni meccanismi di specificazione, insomma, ci siamo occupati della teoria. Adesso è ora di entrare un po' più nella pratica e di vedere, partiamo dall'inizio, diciamo, in realtà la fecondazione ve la salto, non so se qualcosa ha già fatto la professoressa, però diciamo noi andremo dritti a vedere come poi la specificazione, l'induzione, la determinazione, il commitment, tutti questi meccanismi di cui abbiamo parlato, poi avvengono realmente in vivo. E quindi oggi cominceremo in realtà con quella che è la specificazione dell'asse antero-posteriore e vediamo se arriviamo fino all'induzione neurale. In realtà prima dell'induzione neurale c'è un evento fondamentale che si chiama gastrulazione e di cui parleremo ampiamente oggi. Allora, ma quindi oggi seguiremo un pezzo di questa storia di derivativi, perché abbiamo detto non è che le cellule improvvisamente, cioè, insomma, si producono un milione di cellule e poi ci sono un sacco di segnali che le fanno diventare ogni specifica cellula. Questo processo è in qualche modo un processo progressivo, ha un suo divenire nel tempo, non è immediato, no? Poi ognuno crede come vuole, i cattolici dicono il momento in cui c'è la fecondazione, quello è la vita. In realtà, diciamo, la vita si forma lentamente attraverso un processo che passa attraverso molte fasi, che poi alla fine portano alla costruzione di questo individuo. E queste specifiche fasi sono caratterizzate da determinate popolazioni cellulari, ok? In cui il fate, quindi il loro destino, progressivamente si restringe. Ok, abbiamo anche ragionato sul fatto che questo non vuol dire che loro non abbiano un fenotipo. Il fatto che ce ne siano altri che potranno prendere i loro figli nel futuro non vuol dire che loro non abbiano un fenotipo. Hanno un fenotipo. Ok, sono qualcosa che cambia e che lentamente porta il loro potenziale verso la produzione di particolari tipi cellulari. Quindi partiamo dalla blastocisti. Nella blastocisti, questo è il caso dei mammiferi, comunque troveremo una inner cell mass che contiene le cellule embrionali staminali, da qui avremo l'epiblasto, sto semplicemente cercando di recuperare parole che dovreste già conoscere, e quindi qui fate un tuffo nella memoria e verificate se le sapete davvero. Ok, questo epiblasto si dividerà in ectoderma e poi in altri due derivativi che però derivano da cellule che si invaginano e che sono il mesoderma e l'endoderma. Ok? Questo è quello che sarà l'embrione. Poi in realtà dalla inner cell mass in realtà vengono fuori una serie di altri tessuti, l'ipoblasto, dalla blastocisti abbiamo il trofoblasto che poi darà origine alla placenta, però diciamo questo è il caso dei mammiferi, però abbiamo una serie di passaggi. Ok? E anche questo per ricordarvi dove andremo a parare nelle prossime lezioni. In realtà io non vi metterò qua a farvi un'embriologia descrittiva, solo un po' più sperimentale, cioè mi concentrerò ovviamente sul sistema nervoso, faremo qualche esempio, però questo schemino dovete averlo chiaro nella mente, nessun dubbio, nessuno, d'accordo? L'ectoderma dà origine alla superficie del corpo, il sistema nervoso centrale, le creste neurali che fanno un po' da jolly, l'endoderma, il tubo digestivo, la faringe, il tubo respiratorio, il mesoderma si divide in una serie di sottoparti del mesoderma, ciascuno del quali andrà a fare diversi tipi di tessuti, il dorsale, il parassiale, l'intermedio, il laterale, qualcosa lo vedremo. E poi c'è tutta la saga delle
cellule germinali che va per conto suo e che vedremo per chiudere il corso. Ok. E giusto per ricordarvelo, l'ectoderma, quindi questa parte più dorsale, darà origine poi al sistema nervoso. Ma adesso ci arriviamo. Ok, c'era una volta un uovo e un'ovocita, anzi facciamo, va? Partiamo da questo ovocita e partiamo con lo Xenopus. Avete già visto dei modelli di invertebrati? Ok, ci sono. In realtà, volendo, ci sarebbe anche il modello dello zebrafish su cui sono state fatte un sacco di cose bellissime, però diciamo i pesci sono arrivati un po' dopo. Il grosso della biologia dello sviluppo è stato, e quindi anche dal punto di vista storico, per entrare con calma in modo soft in quelli che sono gli approcci sperimentali, è stata fatta in realtà su questa specie, lo Xenopus, perché l'uovo è grosso, tutto avviene abbastanza in fretta, si riesce a manipolare abbastanza bene. E poi ci sono diverse specie che si possono scegliere a seconda dei colori che ci piacciono di più. Adesso abbiamo le proteine fluorescenti, una volta si prendevano gli animali colorati. Ok, comunque l'uovo di Xenopus è diciamo già in qualche modo polarizzato. Oggi vedremo come da una palla arriviamo a qualcosa che ha un lato destro, un lato sinistro, un dorsale, un ventrale, un anteriore e un posteriore. Nello caso dello Xenopus, in realtà partiamo, come era anche per l'uovo della Drosophila, con una situazione in cui qualcosina è già stato definito, perché abbiamo un polo animale e un polo vegetativo in cui è concentrata la maggior parte del tuorlo. Quindi l'uovo non è del tutto omogeneo. E in più il polo animale viene distinto molto bene per la presenza di pigmento. Okay? Nelle parti corticali di questo del citoplasma di questa grossa cellula c'è del pigmento, quindi del materiale colorato e visibile a occhio nudo. Ok, allora il primo evento, quindi qualcosa è già stato fissato, più o meno, insomma, questa parte vegetativa e questa parte dorsale, ma diciamo, l'asse dorso-ventrale embrione, del futuro embrione, e poi anche la parte destra e la parte sinistra, vengono definiti in realtà dal punto in cui è arrivato lo spermatozoo. Ok, viene sparato come una freccia. Lo spermatozoo entra al polo vegetativo. Questo, vabbè, lo vedrete anche nei rettili, anche negli uccelli, è così. Comunque, lo spermatozoo entra al polo vegetativo. Al polo, scusate, animale, il polo dorsale, la parte pigmentata, ho detto vegetativo prima. Allora controllate sempre quello che dico, perché avete visto l'altra volta, un attivatore può diventare un repressore e poi mi perdo alla fine del discorso. Scusate, perché io mentre vi parlo magari sto pensando cosa devo dire dopo e a volte mi sbaglio. Allora, comunque, il punto d'ingresso dello spermatozoo però definisce in realtà anche quello che sarà l'asse anteroposteriore, però per il momento lo chiamiamo dorso ventrale. E con l'ingresso di questo spermatozoo, la parte corticale del citoplasma fa una piccola rotazione. Ok, questa è una sfera, possiamo prenderla un po' da tutte le parti, in realtà in questo modo abbiamo definito quello che sarà la parte dorsale, che sarà all'opposto del punto in cui entra lo spermatozoo, e la parte ventrale che sarà di qua. In realtà questa è la parte dorsale, la parte ventrale della blastula. Non è esattamente quello che sarà il dorsale e il ventrale dell'embrione. Ok? Però vedremo questo dorsale e ventrale come li intendiamo in embriologia perché comunque sono un punto cardinale nel definire l'embrione, ok? In realtà diciamo che qui ci sarà la futura porzione posteriore dell'embrione, ma adesso poi lo vediamo con calma. Però diciamo, iniziamo a fissare questo primo asse, c'è un diametro dal punto in cui entra lo spermatozoo, dalla parte opposta c'è questo diametro. La prima segmentazione avverrà parallelamente a questo asse e dividerà la parte destra dalla parte sinistra dell'embrione. Ok?
Ok, poi quello che si vede, in realtà dal momento che questa parte del polo animale è pigmentata, quando noi la ruotiamo un pochino, no? Come aprire la calotta di, non so, il telescopio, la apri un pochino, rimane una parte, diciamo, con meno pigmento, una parte che era pigmentata, ma non lo è più e si è un po', diciamo, sbiadita. E questo è molto bello perché si riconosce già quella che sarà, adesso vedremo, il futuro labbro dorsale del blastoporo. Ho detto una parola che vi suona? Labbro dorsale del blastoporo. A chi è che suona questa parola? Allora, dai, fatemi vedere le mani, solo per sapere se mi ci devo fermare di più oppure se lo sapete già e potrò andarci molto veloce. Labbro dorsale del blastoporo. Va bene, mi ci soffermerò un po' di più. Comunque, questa zona qui sarà la futura porzione posteriore dell'embrione. Ok, quindi questo è semplicemente uno schema che vi fa vedere alcuni dei centri di segnalazione importanti che non so se avete già sentito nominare o comunque ne parleremo oggi, che sono appunto il futuro organizer nel dorsal blastopore LIP e questa NewCop Center. Ok, ma andiamo con ordine. Arrivato lo spermatozoo, così come se avesse tagliato in due con un'accetta, lungo quell'asse a un certo punto avviene il primo solco di divisione. Questa è una segmentazione oloblastica ineguale, perché in realtà i solchi arrivano un po' ritardati nella parte ventrale dove c'è il tuorlo. Dove c'è il tuorlo, il solco rallenta un po' e a volte la seconda divisione, quindi con la citodieresi e la formazione di un secondo solco, può iniziare prima che la prima sia arrivata al fondo. Dove c'è il tuorlo, succede, questo è l'effetto. Ok, quindi viene chiamata ineguale per questo, perché la velocità non è la stessa e quindi poi il risultato di queste suddivisioni un po' radiali e un po' si chiamano come sul pianeta Terra, abbiamo i meridiani e okay, i paralleli. Comunque, queste divisioni qua in realtà suddividono l'embrione di più nella parte dorsale, nella parte ventrale sono un po' rallentate. Il risultato è che noi nella parte dorsale abbiamo tantissime piccole cellule, mentre nella parte ventrale abbiamo un po' meno cellule e più grosse, quindi si sono divise un po' di meno e rimangono più grasse perché sono piene di tuorlo. Dopo questa prima fase di morula, in cui il nostro embrioncino sembra una mora, inizia a formarsi una cavità, le cellule succhiano liquido e formano questa cavità. Si anche rimpiccioliscono loro, le dimensioni più o meno rimangono le stesse, però abbiamo appunto la formazione di questa cavità che sarà il blastocele. Voilà. E questa è solo una visione, in realtà ho scaricato qualche video carino che provo a farvi vedere di queste prime fasi. Ok? Vedete, qui siamo. Intanto vedete anche come sono sincronizzate queste divisioni. E vedete anche questo quale sarà, il polo animale o il polo vegetale, vegetativo? Sarà il polo animale, esatto, perché è pigmentato, d'accordo? Va bene. Quindi questi sono i primi due, e poi vedete che sono perpendicolari i primi due gli uni agli altri, poi diciamo la cosa si disorganizza un pochino. Però questa prima divisione invece, ops, scusate, questa prima divisione, lo spermatozoo, adesso non so esattamente da quale dei due lati, dove sarà entrato esattamente, ma il piano
insomma, che ha attraversato il nostro nucleo, il nostro cellula, è questo qua, e ha diviso il lato destro e il lato sinistro. In realtà il punto, abbiamo anche già diviso quello che sarà l'anteriore da quello che sarà il posteriore, e che in realtà più precisamente nel caso della blastula dobbiamo chiamare la parte ventrale e quella che sarà la parte dorsale. La parte ventrale dove è entrato lo spermatozoo, la parte dorsale è quella opposta, dove si forma questa semiluna grigia. Scusate se insisto su queste cose, ma ci dovremo orientare. Dopo vedremo un po' di casi. Ah no, questo lo vediamo dopo, scusate. Ok. Dite. Sì. Dunque, sì, entra al polo animale, ma poi il punto di ingresso dello spermatozoo lo chiamiamo la parte ventrale. Sarà la parte ventrale, ma adesso ve lo spiego perché. Perché dall'altra parte ci sarà, diciamo, l'elemento che dorsalizza l'embrione. Quindi l'altro lato lo chiameremo dorsale. Ma sarà del tutto chiaro solo quando siamo arrivati alla fine del discorso. Per il momento stiamo sulla terminologia che usano gli embriologi. Lo so che crea confusione. Il coso vegetativo è una parte ventrale, il polo animale è una parte dorsale dell'uomo. Ma poi dove entra lo spermatozoo, quella sarà la parte dorsale, ventrale, anche se è entrato al polo animale, dell'embrione, e l'altro sarà la parte dorsale. Però ricordiamoci solo che all'opposto di dove entra lo spermatozoo, quello lo chiamiamo la parte dorsale dell'embrione, che poi si espanderà, vedremo. Ok. Allora, questa però struttura che si forma, quindi si è divisa moltissimo, ci sono un sacco di cellule, si chiama la blastula e appunto noi possiamo già conoscere o seguire, se noi le marchiamo e poi vediamo che cosa diventano, questo è stato fatto ampiamente già nei primi del Novecento, alla fine dell'Ottocento e nei primi del Novecento, se noi proviamo a marcarla con dei pezzettini di colore, si mettevano delle sostanze colorate, provavano a seguire le cellule per vedere dove andavano a finire. Noi sappiamo già dove vanno a finire queste cellule, ovviamente ognuna avrà dei figli che diventeranno qualche cosa. Questa parte qui in azzurro diventerà l'epidermide. C'è una parte invece che diventerà la piastra neurale. Più in basso e all'interno abbiamo cellule che diventeranno il mesoderma e ventralmente abbiamo cellule che diventeranno l'endoderma. Ok? Ovviamente però noi non siamo fatti così, siete d'accordo? Non siamo a strati. Io ho l'epidermide sopra, poi il cervello tutto in mezzo, una fascia di mesoderma che mi sta benissimo, la cambio di colore e poi sono tutto grasso nei piedi. No. Ok, l'embrioncino deve tridimensionalizzarsi un pochino, ok? E per fare questo occorreranno una serie di movimenti. In realtà il fatto, e questo dovete tenerlo bene a mente, il fatto che noi sappiamo che queste cellule qua diventeranno mesoderma non vuol dire che siano già determinate a fare mesoderma, siete d'accordo? Non vuol dire che lo siano già. Ok? Per quelli che saranno, una volta che cominceranno questi movimenti, parte la musica, comincia il mambo, e quando è cominciato il mambo, loro si sposteranno e finiranno in un punto per cui diventano mesoderma. Questo non vuol dire però che siano già mesoderma all'inizio della blastula. C'è un processo, è qualcosa che avviene in modo progressivo, ok? E che passa attraverso, il commitment, la specificazione, la determinazione e termini che credo abbiamo visto all'inizio. Però adesso vedremo come questa determinazione e specificazione avvengono poi nella realtà. Ok, però prima di vedere come funziona, quali sono i meccanismi induttivi, quali sono le molecole coinvolte, eccetera, e quali sono gli approcci sperimentali, impariamoci l'anatomia. Cosa succede? Che teoricamente l'avreste dovuto già fare ad embriologia, dico bene, ad anatomia comparata, è vero? No, senza vergognarsi. No? Sì? Forse? La gastrulazione?
Sì, qualche cosa. Vediamo, dai, io tanto ve la rifaccio, ok? Tanto la rivediamo. Perché è importante che l'abbiate capito. Allora, che cosa succede? In questa blastula rotonda, se la guardiamo da fuori, a un certo punto inizia a formarsi in quella che era la semiluna grigia, quindi in quel punto in cui c'è stata la rotazione della parte corticale, c'è una parte del polo animale che è rimasta scoperta di pigmento. In quel punto lì inizia la gastrulazione, che sarebbe il portare dentro il mesoderma, essenzialmente, e anche l'endoderma. Quindi è l'inizio in cui ci sono delle cellule che si invaginano e si infilano sotto. Come si infilano sotto? Proprio si invaginano e noi vediamo iniziare a formarsi una scanalatura sulla superficie. Una scanalatura, perché sono cellule che hanno deciso di portarsi in profondità, tirandosi dietro tutto quello che c'è. D'accordo? Non so se posso farlo con un telo. Okay, se questo è un telo omogeneo, se io prendo, ma forse non viene benissimo. Comunque, ok, se io prendo un punto e decido di portarlo dentro, ok, qui si formerà, insomma, si formerà una tasca, to per dire. D'accordo? Che dentro c'è qualcosa che sta migrando verso l'interno e forma una tasca. Allora, questo processo appunto inizia lì dove c'era la semiluna grigia. Queste cellule che si approfondano, si piegano, qui vedete anche in realtà delle immunoistochimiche, però aspettate, non ho finito di descrivervi questa parte in alto, quindi questo punto inizia qui ad invaginarsi e poi in realtà si estende come fino a formare una zona di invaginazione circolare che prende tutto l'embrione. Ok, questo è il margine dorsale del blastoporo, perché alla fine di tutto questo si chiuderà, si formerà quello che è un poro. E qui vi faccio vedere il video. Siete pronti? Appena avete finito di scrivere, ve lo faccio vedere. Lo rivediamo poi un paio di volte, però cominciate a guardare questa invaginazione. Voilà. Tutto comincia lì. Questa è la semiluna grigia. D'accordo? E questo solco, vedete, qui sotto c'è poi il polo animale, le cellule sono più grosse, il polo vegetale, scusate, vegetativo, le cellule sono un po' più grandi, ok? E vedete come questo solco poi diventi circolare. Adesso qui non lo vedete, ma sotto ci sono un sacco di cellule che stanno migrando al di sotto di quello che era il polo animale. Ok? Si stanno spostando lì sotto. Questa cosa poi si chiude. Questo è un time lapse. Si chiude, ecco. E poi a un certo punto, quando si è chiusa, voi non state vedendo un granché, eh? Dico bene. Creiamo più cinema. Scusate, posso fare un effetto cinema più. Così è troppo? Vabbè. Patatine, non limonate, per favore. Ecco, vediamo questo film. Lo so che è emozionante, fa venire voglia di avere bambini, ma. Allora, eccolo lì, il margine dorsale del blastoporo. Adesso lo vedete meglio? Questo si chiude sempre di più. Questo sarà poi il blastoporo, sarà il futuro ano. E questa roba cos'è, scusate? Un cappotto? Che cos'è? La piastra neurale. Ok, allora siamo d'accordo tutti. E che cosa deve fare questa piastra neurale? Sollevarsi. E prima non c'era, siete d'accordo? Compare a un certo punto. A un certo punto compare questa piastra neurale. Vedremo chi è che l'ha indotta, da dove salta fuori. Ecco, qui già c'è. E inizia a fare il folding, sì, scusate, sì, folding, si gira, ok? Scusate un attimo solo, ok? Mi dite solo qual è il lato dorsale di questo embrione adesso? Questi sono gli occhi, questo
Qual è la parte dorsale? Questa o questa? Questa sotto, siete d'accordo? Lo stiamo guardando a pancia in giù. A pancia in su, scusate. Questo è il lato dorsale, lo guardiamo a pancia in giù. Siete d'accordo? Vedi, io involontariamente vi faccio dei trabocchetti che però sono molto utili dal punto di vista didattico. Mi hanno assunto per quello, perché... Va bene. Ok, ma torniamo. Torniamo a quello che è il motore di questa invaginazione. E sono delle cellule che proprio in quel punto lì prendono un fenotipo particolare. Acquisiscono un fenotipo molto dinamico, molto attivo, ok? E le vediamo qui all'inizio della loro vita. Le chiameremo bottle cells o cellule a fiasco, perché all'inizio prendono una forma un po' a fiasco, nel senso che questa parte, diciamo, apicale, questa parte più superficiale, si stringe molto. Qui vedete che abbiamo della actina filamentosa, della miosina, essenzialmente qui si sta tirando un filo, come se stessimo tirando un filo in queste adesioni, lo vedremo meglio nella, quando vedremo come si ripiega il tubo neurale. Comunque essenzialmente qui si sta stringendo, e questo stringere porta a questa invaginazione, o inizia a portare a questa invaginazione. Nel frattempo le cellule migrano anche verso l'interno, ok? Queste si chiamano cellule a bottiglia, cellule a fiasco, e vedete, trascinano con sé un sacco di tessuto. Tessuto che in realtà in parte c'era già, ma in parte si sta formando, ok? Perché continua a dividersi. Poi le divisioni, beh, sarebbe bello vedere le divisioni, ma comunque un po' c'è già e un po' viene fatto di nuovo. Tutto mentre questo succede. Quindi che cosa abbiamo? Che queste cellule cominciano ad invaginarsi, a tirare e a spingere anche. Queste da una parte tirano, dall'altra spingono. E qui vedete semplicemente un'altra immagine di come questo succeda poi lungo tutto l'embrione, a 360 gradi. E questo qui è solo un altro schema. Quello che succede però è che dopo un po' che abbiamo approfondito, fatto, diciamo, entrare più in profondità questa tasca, abbiamo creato però appunto una tasca. E questa tasca è una cavità che si chiama archenteron, ed è la cavità poi del corpo del futuro embrione. Ok? Il blastocele si sposta sempre di più, tende a richiudersi. Nel frattempo, qui vedete che abbiamo formato però i tre foglietti, perché abbiamo l'ectoderma, il mesoderma in mezzo e l'endoderma, questa strisciolina gialla. Convinto? Ok. 1, 2 e 3. E andiamo sempre più anteriormente. Questa parte più posteriore sarà il futuro ano o la futura testa? Il futuro ano, ok? Allora, c'è una, diciamo così, questo evento della gastrulazione può essere, è difficile magari subito da ricordare, però per stamparselo nella memoria c'è un'immagine piuttosto evocativa, tirata fuori da esimi biologi dello sviluppo, che descrivono la gastrulazione come l'evento in cui l'embrione tira fuori la testa dal proprio ano. Ok, quindi con questa, se volete, immagine un po' brutale ma evocativa, dovreste riuscire a ricordarvi che cosa sta succedendo. Quindi è stato settato quello che sarà il futuro ano, e da lì dentro queste bottle cells che migrano in realtà portano avanti la testa. Ok? No, tenetevela in mente questa immagine, anche se non vi piace, riempitela di fiori e roselline, ma è un'immagine importante, d'accordo? Abbiamo questa che vedete che migrare verso l'avanti, è la parte anteriore, la futura testa, quello che sarà la testa. I tessuti che saranno la futura testa. Ovviamente alcuni sono già lì, siete d'accordo? L'ectoderma è fermo. Quello che sarà la futura testa nell'ectoderma è già lì.
ma ancora non è una testa. Lo diventerà, lo vediamo, solo comincerà a trasformarsi in una testa solo quando arriverà questo mesoderma della testa, che dall'ano migra in dentro. In realtà più che uscire entra proprio. Comunque, vabbè, insomma, fatevela come vi piace di più questa immagine evocativa. Ok, però a un certo punto abbiamo fatto tutto il giro, abbiamo questo embrione a tre foglietti, si sono già fissate la parte destra e la parte sinistra, saranno diverse, ma non vedremo adesso che cos'è che specifica questa differenza. Comunque abbiamo la parte anteriore, la parte posteriore, una parte dorsale, una parte ventrale. Abbiamo in qualche modo fissato quelli che sono i punti cardinali dell'embrione. Ok, ma come si fa a capire quando è che la testa diventa una testa? Ok, e chi è che la trasforma? Come funziona tutto questo? Allora, questo ovviamente per rispondere a queste domande, uno dei primi approcci fu quello di tentare un po' di colorarle, però colorandole cosa fai? Sai che cosa diventeranno, le puoi seguire molto nel dettaglio. Io posso dirti qual è il destino di quella cellula, ma non ti dico com'è che lo acquisisce questo destino, chi è che arriva e glielo cambia o glielo modifica, quanto è plastico, qual è il suo potenziale. Quello che allora si può fare e si poteva fare con delle uova così grandi, ovviamente avendo delle abilità non da poco, ok, queste erano cose che facevano solo in pochi e molto esperti, uno di questi era il signor Hans Spemann, era di tentare di fare dei trapianti, cioè io prendo le isolo, le incollo, la giro al contrario, gli metto la testa al posto della coda, facevano queste cose qua, ok, forse gli piacevano, insomma, queste erano le cose che facevano gli studiosi dello sviluppo all'inizio del secolo. Taglia, incolla, rimette, riappiccica, e un po' si fa ancora. Allora, questo signor Spemann decise di occuparsi dell'uovo di tritone. C'era, che studiavano di tutto, l'abbiamo visto, il riccio di mare, invertebrati, ce n'erano anche di più cose. Però lui decide di, appunto, si specializza sullo Xenopus e ne prende due specie diverse, una colorata, che è questo Triturus teniatus, e invece il Cristatus, che è quello invece bianco normale. Ok, allora questo, il fatto di avere delle cellule colorate, ovviamente ti dà la possibilità di prenderle, è una marcatura genetica. Siete d'accordo? Perché una cellula di una specie colorata accumula pigmento e sua figlia fa parte della stessa specie, ha quello stesso DNA e accumula pigmento. Oggi cosa faremmo? Prenderemo un topo transgenico in cui il colore l'abbiamo scelto noi, perché ci piace scegliere il colore. Lui, insomma, doveva accontentarsi del rosso o del marroncino. Ok, però essenzialmente è una marcatura genetica. Poi ovviamente il pigmento non è espresso bene in tutte le cellule, non è proprio uguale, c'è il rischio che passi da una cellula all'altra, però insomma, per seguire grosse quantità di cellule funziona molto bene. E quindi lui che cosa fa? Comincia a chiedersi: vediamo se la cellula, quando è che questi tessuti diventano quello che saranno? Quando è che acquisiscono, vengono determinati? E quindi che cosa fa? Per esempio, prende un pezzo della parte di ectoderma neurale, quindi qualcosa che sarebbe, secondo quelle che erano le mappe che avevano studiato, cellule che avrebbero dovuto diventare neuroni, diventare nervose. Vediamo se sono già nervose all'inizio dello sviluppo o ancora no. E quindi ne prende un pezzo e lo trapianta da un'altra parte, in un pezzo di ectoderma che avrebbe dovuto diventare qualcos'altro. Ok? Non incasiniamogli troppo la vita, l'ectoderma diventa in parte neuroectoderma, in parte ectoderma, in parte anche altre cose, d'accordo? Lui, dentro all'ectoderma, semplicemente, sempre all'interno di questa famiglia di derivati, cambia un attimo le carte, mischia le carte. Prende questo epitelio, lo mette e
in realtà che cosa vede? Che quando finisce la gastrulazione, quindi quando c'è partito il mambo, adesso mambo, e cioè cominciano a girare, vanno, fine della musica, si ferma la musica, cosa è diventato il mio tessuto? Niente, è rimasto ectoderma, cioè è diventato ectoderma, sarebbe diventato tessuto nervoso se io l'avessi messo se l'avessi lasciato lì o l'avessi trapiantato nello stesso posto. Ovviamente si fanno anche questo tipo di controlli, tu non sai mai se quello che succede succede perché l'hai fatto tu, col fatto di prenderlo, manipolarlo, passarlo in una piastra, trapiantarlo. Comunque rimane, viene rispecificato. Quindi questo che cosa vuol dire? Che all'inizissimo della gastrulazione, in realtà nella tarda, all'inizio della gastrulazione, prima che sia arrivato il mesoderma qui sotto, non è ancora specificato, non ha deciso di fare il tessuto nervoso per forza. Il suo destino è ancora plastico. Ma che cos'è che rende questo esperimento ancora più interessante? Il fatto che se tu aspetti un po', quindi se invece che una gastrula molto precoce vai a prendere una gastrula un po' più in là, aspetti in realtà poche ore, un giorno, forse neanche, che cosa vedi? Anzi, no, si tratta proprio di poche ore. E vai a riprendere quello stesso pezzo di ectoderma che si è un po' schiacciato, ma insomma è rimasto lì, lo vai a trapiantare in una parte che sarebbe dovuta diventare ectoderma, questa volta invece ottieni tessuto nervoso, ottieni un'altra piastra neurale. Hai trapiantato questa volta qualcosa di nervoso, che è rimasto nervoso, non si è rispecificato, quindi era successo qualche cosa per cui non si può tornare indietro. I segnali che ci possono essere in questa regione non hanno cambiato nulla del destino. Il suo destino era stato fissato. Quindi è successo qualche cosa tra questa gastrula iniziale e la gastrula più avanzata che ha modificato il destino di queste cellule, le ha specificate, ok? E questo esperimento secondo me rende molto bene l'idea di che qualcosa è cambiato di molto definitivo. Ok, quindi diciamo che possiamo dirla che quello che era il futuro prospettico dell'ectoderma viene determinato durante la gastrulazione. Ok, ma l'esperimento più... E quindi questo già è interessante perché ci dice che lo sviluppo è regolativo, che ci sono degli eventi che... insomma, il signor Spemann poi alla fine di tutti i suoi studi ha vinto il premio Nobel. Ma diciamo la cosa che forse più ha condizionato la giuria, l'esperimento più spettacolare, è stato quello che ha condotto con la sua studentessa Hilde Mangold, una ragazza della vostra età, anche più giovane in realtà. Voi quanti anni avete? 20? 21, 22, ok. No, perché lei è morta a 26 poi. Diciamo le cose. In realtà purtroppo in un incidente domestico, però... Cioè, quella che era la sua tesi di dottorato, all'epoca si faceva tutto più in fretta, è poi il succo del premio Nobel vinto dal signor Spemann. Cioè, non so se c'è un'altra tesi di dottorato che ha vinto il Nobel nella storia delle tesi di dottorato. Comunque, la mia no. Allora, qual è l'esperimento che questa studentessa porta avanti? Loro facevano trapianti di varie regioni per capire che cosa succede, se erano già specificate, già determinate, ma era chiaro che questo labbro dorsale del blastoporo era una regione particolare. Quindi loro che cosa fanno? Lo trapiantano proprio all'inizio, appena formato, all'inizio di questo, appena si forma, dicono vediamo che roba è questa. Lo trapiantano, sempre prendendolo da uno teniatus a un cristatus, e che cosa vedono? Vedono formarsi un secondo asse del corpo, si forma un'altra larva, un gemello appiccicato. Sono due larve, hanno due teste,
si forma una seconda testa, si forma un essere mitologico. Più sono mostruosi e più gli embriologi si gasano. Wow! Ho fatto, non so, che fumetti, se leggevano i fumetti già all'epoca di robe mostruose. Comunque, questa cosa è abbastanza spettacolare. Cioè, noi partendo da uno stesso uovo in cui ci sono un sacco di cose che noi immaginiamo diventeranno il futuro embrione e che ne caratterizzano l'embrione, in realtà noi prendiamo un piccolissimo quadratino di tessuto e lì c'è il grosso dell'embrione. Com'è possibile che lì ci sia il grosso dell'embrione? Però la cosa interessante è che lui ovviamente ha usato delle cellule marcate, quindi lui può cercare di capire se il suo l'animale che ne viene fuori, diciamo il secondo asse, è fatto tutto di cellule, siete d'accordo? Tutto di cellule pigmentate o una via di mezzo, ok? Questo è anche la cosa che può essere molto interessante, perché se è fatto tutto di cellule pigmentate, allora noi diciamo che questa roba qui contiene tutto quello che può fare un embrione, una specie di, non so, blastomero un po' modificato, che però si può trasformare in un embrione. In realtà quello che lui vede non è questo. Lui vede sì che le cellule si sono integrate, vede un po' di tessuto nervoso, ma soprattutto tessuto di mesoderma, vede moltissima notocorda, un po' di somiti, e però poi tutto il resto delle cellule di questo secondo asse del corpo non sono pigmentate, non sono colorate. Quindi questo che cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Queste cellule qui avrebbero dovuto diventare tessuto nervoso, quelle bianche in quel punto dell'altro embrione? L'embrione recipiente, diciamo, che ha ricevuto le cellule, ok? Nella porzione ventrale. Queste cellule di ectoderma qui avrebbero dovuto diventare tessuto nervoso? Sì o no? No, ok? Sarebbero diventate ectoderma della cute ventrale. Che cos'è che le ha trasformate in tessuto nervoso? Eh? Qualche cosa, esatto, che è stato secreto, scosse elettriche, non lo sappiamo esattamente, d'accordo? Sì, è qualcosa di secreto, però contatti cellulari, è successo qualche cosa che ha organizzato l'embrione in un secondo asse, d'accordo? Quel piccolo frammento in realtà ha fatto da direttore d'orchestra. Tu fai il tessuto nervoso, tu sei un mesoderma della coda, tu sei un pezzo di notocorda, d'accordo? Questo è successo. Questo labbro dorsale del blastoporo ha una capacità eccezionale di organizzare i tessuti che lo circondano durante la gastrulazione. Ovviamente lui si è approfondato, quindi si è invaginato, è cresciuto sotto l'ectoderma, ha dato origine a una serie di tessuti che sono la notocorda, adesso poi lo vediamo. Va bene. In effetti lui chiama questo labbro dorsale del blastoporo di organizer, l'organizzatore. Questo è l'organizzatore dell'embrione, setta il lato antero-posteriore dell'embrione, dice dove va la coda, dice dove sta la testa, ok? Dove c'è il tessuto nervoso, organizza l'embrione. Ed è un punto che si trova in quella che chiamiamo lato dorsale del nostro della nostra della nostra blastula, in questa parte dorsale, invaginandosi, e quindi quello che lui sa fare, sa indurre negli altri, ha un ruolo primario addirittura, perché appunto essendo, diciamo, forse uno all'epoca veniva visto come l'evento più grosso, oltre che uno dei primi probabilmente di induzione, e viene chiamata induzione primaria. Quindi l'organizer è capace di mediare, di indurre questa induzione primaria. Fantastico. Ok, quindi una cosa eccezionale, però a questo punto
tutti gli occhi e i riflettori si concentrano su questo organizer, vogliamo sapere come fa, qual è il trucco, cosa c'è dietro a questo meraviglioso potere dell'organizer, questa capacità magica, ok? E quindi iniziano una serie di filoni di ricerca che in parte non sono neanche non sono ancora conclusi, cominciando a dire, ok, ma tanto per cominciare, chi è che induce l'organizer? Cioè, com'è che l'organizer acquisisce il suo fe fenotipo, il suo fate? Abbiamo visto che lo spermatozoo entra, alla parte opposta dello spermatozoo viene indotto l'organizer. Ma come succede? Chi è l'induttore dell'induttore, insomma? Chi c'è dietro? Si va a ritroso. Dopodiché però ci si chiede anche, ok, e come fa? Cioè, dal punto di vista molecolare, chi sono gli induttori? Qual è la bacchetta magica molecolare che questo organizer tiene in mano? E ancora, fantastico, lui sa indurre altri tessuti, può indurre mesoderma, può indurre ectoderma, cioè un particolare tipo di mesoderma, può indurre l'ectoderma a diventare nervoso. Come fa? Ok? E soprattutto come fa a poi specificare l'asse antero-posteriore? E quella è la cosa più difficile. Parte da un unico punto, migra in avanti, è come se tracciasse, come se si lasciasse dietro una traccia che definisce le diverse porzioni del corpo. Ok, ma partiamo dalla prima domanda. Chi induce l'organizzatore? Chi è l'induttore dell'induttore? Allora, per rispondere a questa domanda, ovviamente a questo punto che si era capito che ci sono, questo già negli anni 70, anzi già alla fine degli anni 60, si era capito che c'erano, le cellule si passavano dei segnali induttivi che ne modificavano il fate e che si poteva giocare con questi segnali facendo una specie di copia e incolla, taglio un pezzo, no? Cut and paste adesso si usa per i computer, ma si è usato per tanti anni per parlando di embriologia, taglia e incolla. Allora, questo signor Newcomb, e in realtà anche un altro laboratorio del signor Nakamura, in Giappone, lui invece, non so se si dice Newcomb, io l'ho sempre chiamato Newcomb, ma è olandese, quindi forse si dovrebbe dire Nieuw Koop, il signor Nieuw Koop, Pieter. Comunque, lui che cosa fa? Decide di staccare i pezzi. Sappiamo che cosa sarà ectoderma, cosa sarà mesoderma, cosa sarà endoderma, proviamo a separarli a livello di blastula prima che siano specificati. Allora, l'ectoderma, se voi lo staccate, la calotta animale, come se fosse così un pezzo di vetro, lo staccate, lo mettete lì, in realtà non è neanche tanto trasparente, comunque lo mettete lì, rimane ectoderma. Ok? Rimane tessuto ectodermico e segnatevela questa perché ci dovremo ragionare dopo. Ok, però che cosa succede se invece io isolo l'endoderma, perché lui sa che il mesoderma è quella parte di tessuto che si trova tra l'endoderma e l'ectoderma. Allora dice, proviamo a vedere se l'ectoderma, se io lo stacco e lo appiccico cut and paste sopra dell'endoderma, che cosa succede? Cosa succede? Che quella che sarebbe diventata epidermide, se lasciata da sola, cambia. Ah, ma io non voglio più fare l'epidermide, ma no, oh, che stupida idea che ho avuto. Io voglio essere il mesoderma, voglio essere il tuo mesoderma. Dice l'ectoderma al polo. Quindi messo sopra a questa parte vegetativa, l'ectoderma si trasforma. Sarò il tuo endoderma preferito, il tuo mesoderma preferito, ok? Scusate, l'ectoderma diventa mesoderma. Se tu lo metti da solo, sì, ma se lo fidanzi con la parte vegetativa, col polo vegetativo dove ci sarà il futuro endoderma, allora l'ectoderma si trasforma.
succede nei fidanzamenti che gente cambia squadra di calcio. Qui l'ectoderma cambia completamente il suo destino, dice no, io voglio essere il tuo mesoderma. E questo che cosa vuol dire però? Che evidentemente queste cellule vengono indotte da qualche cosa che c'è nell'endoderma. C'è qualcosa nell'endoderma che induce i tessuti ectodermici o diciamo del polo animale soprastanti a diventare mesoderma, ed è per questo che il mesoderma sta in mezzo tra ectoderma ed endoderma, ok? Riceve dei segnali da sotto. Fattori rilasciati da queste cellule vegetative. E c'è chi fa a questo punto anche qualche ragionamento in più, visto che sappiamo, ritorniamo alla mappa presunta. No, sono tornato, ecco qua, ok? Visto che noi sappiamo anche che in realtà questa parte qui sarà l'organizzatore e di qui ci saranno cellule che vanno a finire sulla testa. Se voi seguite le cellule più superficiali di questo mesoderma, le prime ad invaginarsi, ricordatevi la testa che esce dall'ano dell'embrione, ok? Queste sono la testa, le prime. Ma andando invece in profondità abbiamo cellule che diventeranno altri tipi di mesoderma, muscoli, mesoderma intermedio, mesoderma laterale, i somiti, eccetera. D'accordo? Quindi c'è chi si chiede, ma proviamo a vedere se magari esiste anche un minimo di capacità regionalizzante, cioè questo segnale che arriva da sotto regionalizza anche un pochino questo mesoderma, e quindi che cosa fanno? Lo tagliano a fette, prendono la calotta animale, la parte più superficiale, quella che si è sicuri che è molto lontana da questo, che avrebbe un destino totalmente diverso, ok? In un embrione a 32 blastomeri, vedete questa parte più così, e poi la si mette con blastomeri ventrali vegetativi, sempre più ventrali, ok? Abbiamo detto questa è la porzione, supponiamo che qui sia entrato lo spermatozoo, questa è la porzione dorsale, queste zone qui sono quelli dove verrà fuori l'organizzatore, il resto diventerà altri tipi di mesoderma, ma sempre mesoderma. E allora loro dicono, ok, andiamo a vedere i diversi blastomeri, perché anche loro sono quelli vegetativi, i blastomeri vegetativi, anche loro ce ne sono di più dorsali e di più ventrali. Crea confusione questa cosa, perché noi immaginiamo il polo animale come dorsale e il polo vegetativo come ventrale. Ma ricordatevi, qui quando parliamo di dorsale parliamo del blastoporo, l'organizer è la parte dorsale dell'embrione, perché da lì verranno fuori tutte le strutture dorsali. Ok? Quindi quello dove c'è l'organizer è il lato dorsale della blastula, l'altro è il lato ventrale. E la terminologia degli embriologi la trovate così dappertutto, anche sul vostro libro, dipendentemente da che libro sceglierete. Quindi noi scegliamo i blastomeri più dorsali, con blastomeri dorsali intendiamo i blastomeri che stanno sotto all'organizer. È chiaro? Qual è il dubbio? Ragazzi, vi vedo piangere, sperduti. Qual è il problema? Mi è sembrato che avessi un problema. No, lei la vedevo particolarmente triste, che diceva non ho capito, no? È chiaro questa cosa? No. È chiaro per tutti? No, hai visto? Lo sapevo. Viva la sincerità. Allora, il blastomero, come ve lo faccio vedere? Facciamo un disegnino che parla più di tante parole. Allora, questo è il nostro embrione. D'accordo? Lo spermatozoo è entrato qua. Va bene? Questo vuol dire che a 180 gradi, con una rotazione di 30 gradi, insomma, in un angolo
che sarà più o meno qua, si forma quella che è la semiluna grigia. D'accordo? Questo adesso lo tolgo. Qui è entrato lo spermatozoo, qui si forma la semiluna grigia. Questa zona qui sarà... facciamo la grigia. Questa zona qua sarà il futuro blastoporo. Questo lato dell'embrione viene chiamato dorsale. Tutta questa parte di qua, aspettate che qua, tutta questa parte qua viene chiamata dorsale. Ops. E questa parte qua invece è chiamata ventrale. Ovviamente questo però attraversa quello che è già la divisione dell'uovo in un polo animale e in un polo vegetativo, e che sarà, adesso qui l'ho messo male, una roba di questo tipo, d'accordo? Questo si trova già nel polo animale o lì a metà, no, in realtà è nel polo animale la semiluna grigia, ok? Quindi qui abbiamo invece il polo animale in questa parte qua, quindi ve lo coloro di giallo, quello, ok? Quindi avremo una parte vegetativa ventrale e una parte vegetativa dorsale. Adesso qui sono venute storte, ma questo è il concetto, ok? Così come avremo una parte animale dorsale e una parte animale, qui c'è un buco da qualche parte, scusate, non viene, vabbè, non importa, ok? Questa cosa in bianco è la parte animale, quindi questo è il lato dorsale. Il punto su cui si insiste è che questo, loro quello che fanno questi autori è di dividere i blastomeri. Così li ritagliano in tanti pezzi. Ci vedete? Ok, va bene. A chiedersi qual è questi blastomeri. Qui avremo anche del mesoderma, ovviamente. Ok? Qui avremo anche dell'altro mesoderma. Questa è la parte animale. Scusate, ve lo ruoto così vi fa meno problemi. Voilà. Ecco qua. Ok? Noi avremo questo polo animale, in mezzo ci sarà il mesoderma e in mezzo ci sarà l'endoderma. Poi abbiamo una parte dorsale e una parte ventrale, definite dal punto di ingresso dello spermatozoo. Nella parte dorsale, il mesoderma più dorsale, ok? Essenzialmente questo è, il mesoderma dorsale, il più dorsale, diventerà l'organizer. Gli altri pezzi di mesoderma diventeranno altre cose, braccia, gambe, scusate, mesoderma dei muscoli, della lamina laterale, le gonadi, quello che è, insomma. Allora, quello che loro si chiedono è, può essere che l'induzione, quindi i diversi blastomeri del ventrali si trovano di sopra, adesso qua ve l'ho fatto male in realtà mettendolo radiale, non si capisce bene, ok? Facciamo così, è più giusto, vabbè, va bene lo stesso. Ok, quello che loro si chiedono, ci sono blastomeri nella parte vegetativa più ventrali e blastomeri più dorsali. Loro si chiedono, vuoi vedere che sono i blastomeri più dorsali a indurre
indurre questa cosa qua, a indurre, ok? Quindi loro si stanno chiedendo se esista un meccanismo di questo tipo di induzione. Per cui è l'endoderma, il tessuto chiave per indurre il mesoderma, in quella fascia di ectoderma, e a seconda di quanto si trova dorsale o ventrale, in quell'asse creato dall'ingresso dello spermatozoo, indurrà mesoderma più dorsale, che è l'organizer, è il più dorsale di tutti, o mesoderma più ventrale. Altri tipi di mesoderma che in realtà seguiranno l'organizer nella sua migrazione, quando si invaginerà a formare la tasca. D'accordo? Quindi l'idea è che l'asse anteroposteriore del mesoderma sia già fissato qui nella blastocisti, nella blastula. Ok? Questi diversi mesodermi sono diversi. Quindi può essere che a seconda del tipo di endoderma che si trovano sotto, vengono indotti a dare un diverso tipo di mesoderma. Quindi l'endoderma sta inducendo il mesoderma, ma nel momento in cui lo fa già con una sua identità dorso-ventrale. Esatto, si stanno chiedendo se per specificare l'organizer serve, che è la parte più dorsale del mesoderma, serve la parte più dorsale dell'endoderma. L'endoderma specifica mesoderma, ma è l'endoderma più dorsale a specificare il mesoderma più dorsale? E lo fanno semplicemente prendendo diversi blastomeri vegetativi, blastomeri vegetativi più dorsali e più ventrali, quindi più vicini o più lontani da dove è entrato lo spermatozoo. I più lontani da dove è entrato lo spermatozoo sono più dorsali, i più vicini sono più ventrali, come tipo di mesoderma che indurranno. Ma d'altronde ha senso, se volete, anche la notocorda è molto dorsale come mesoderma, le lamine laterali sono molto ventrali, i muscoli sono più ventrali, ok? Ci sono diversi tipi di mesoderma che, quando l'embrione si chiuderà, sono più ventrali, e viene definito così l'asse dorso-ventrale del futuro embrione, ok? Sì. Sì. Sarà la parte ventrale, sì. Sì. No, non ti confondere tra polo animale, polo vegetativo e parte dorsale e parte ventrale. Se tu mi tagli qua, non farlo, ma immaginalo. Se tu mi tagli così, ok? Ci sono derivati mesodermici più o meno dorsali e più o meno ventrali, che però corrono lungo tutto il mio asse anteroposteriore. Allora, nel polo vegetativo crescerà l'asse anteroposteriore, però quello che è, diciamo, ad ogni livello, le parti più dorsali e le parti più ventrali di queste zone, in realtà in queste mappe presuntive li trovano più o meno, ok, all'incirca distribuiti in quell'ordine lì, ok? È vero che le cose che entrano più tardivamente sono più caudali, però in quella mappa lì presuntiva in realtà le cose più in giù sono anche più ventrali. Quindi adesso non te lo so neanche dire bene, perché non è proprio il mio campo di studio, però quelle cose lì in qualche modo, credo, quando si muovono rimarranno un pochino più ventrali. Però l'idea del dorsale ventrale è in realtà, appunto, non facilmente o direttamente riconducibile a quello che sarà il dorsale ventrale della larva o dell'individuo, ok? È una cosa che
noi usiamo proprio per riferirci all'embrione, alla blastocisti. Ok? La parte dorsale è quella dove verrà fuori l'organizer, la parte ventrale è l'altra. Ok? E non coincide con il polo animale e vegetativo, ma è questo asse che viene settato dal punto in cui entra lo spermatozoo. Ok? Quindi il punto in cui entra lo spermatozoo è il lato ventrale, che però si trova sul lato animale, che se vuoi sta più in alto, puoi immaginare come dorsale nell'uovo, ma lo so che crea confusione, ma è così. Allora qui il punto è che loro prendono il blastomero più ventrale, e scusate, più, adesso non so più qual è, no, questo sarà il più dorsale, quindi quello che si trova sotto l'organizer, è il più ventrale, quello che si trova più lontano dall'organizer e più vicino a dove è entrato lo spermatozoo, e li mettono a contatto con ectoderma di questo cappuccio. I blastomeri, questi sono animali, embrioni a 32 cellule. E che cosa vedono? Che effettivamente questo blastomero vegetativo più dorsale è quello che induce con maggiore efficienza, con una maggiore probabilità, un organizer, ok? Che viene analizzato in realtà andando a cercare una serie di marcatori specifici. Adesso in realtà l'esperimento, rimangono dei dubbi se volete, però è in realtà abbastanza carino. Quindi noi abbiamo che, se andiamo a vedere alcuni marcatori che generalmente troviamo soltanto nei derivati dell'organizer, questi sono indotti dal blastomero vegetativo più dorsale, quello che gli si trova subito sotto. E c'è di più: se noi invertiamo o trapiantiamo questo blastomero, ok, questo blastomero più dorsale, quindi qui si formerà l'organizer, l'endoderma che verosimilmente lo specifica è quello che gli si trova subito sotto. Allora, se noi prendiamo questo endoderma e lo trapiantiamo, però dall'altra parte, invece che metterlo sotto all'organizer dorsale, quindi invece che trapiantarlo nella parte dorsale, lo trapiantiamo nella parte ventrale, lui induce un organizer in effetti. E abbiamo di nuovo una larva doppia, una larva con la testa doppia. Ok? Questo vuol dire che in effetti abbiamo trovato l'induttore dell'organizer. Ci chiedevamo, se io trapianto l'organizer, ok, ottengo un organizer. Se io trapianto una porzione di questa parte ventrale che è capace di indurre l'organizer, fantastico, di nuovo riesco a ottenere l'embrione doppio. Non è proprio bello come quello di prima, è più la testa che si è sdoppiata, però insomma funziona. Abbiamo un nuovo sito di gastrulazione e c'è un secondo asse. Ok, a questo punto questa regione ventrale dell'endoderma viene chiamata centro di Newcop o Nieuwkoop, come preferite. Quindi questo signore che ha fatto questa serie di ricerche, che viene chiamato col suo nome, ok? Quindi questo centro di Nieuwkoop è un punto in cui vengono prodotti dei segnali che inducono la calotta animale sovrastante a diventare organizer. Allora, ma che cos'è? Quindi a questo punto che cos'è che induce il centro di Nieuwkoop? Tanto andiamo indietro, ma allora come si forma? Insomma, vogliamo sentire parlare di molecole, vogliamo sentire il fattore di trascrizione, il gene Wnt. In realtà non era ancora tempo perché questo ci fosse, ma di lì a poco sarebbe successo. Ok, questo di nuovo semplicemente per farvi vedere. Questo è il polo, in effetti abbiamo questo disegno bellissimo senza quella schifezza che ho fatto io, su cui potevamo lavorare, non ci ho pensato, scusate. Questo è il polo animale, questo è il polo vegetativo. Questo è il punto in cui è entrato lo spermatozoo, questo è il lato ventrale, questo è il lato dorsale. In realtà dovreste farlo così, ok? Deve essere perpendicolare a questo asse. Seguite il mio mouse,
Siete d'accordo? È chiaro per tutti adesso questo? Questo metà qui è la metà ventrale, questa metà qui è la metà dorsale. Questa è la parte più dorsale del lato vegetativo e darà origine a indurrà l'organizer. Allora, eccoci finalmente alle amate molecole, agli amati fattori induttivi. In realtà ci andiamo più o meno velocemente, perché credo ne avete già sentito parlare. Allora, i fattori chiave per instaurare il fantastico centro di Neukop, e di lì poi tutta la parte dorsale, quindi di tutte e due le zone in realtà, sono WNT e BMP. Tutti e due, in realtà si tratta di due famiglie di fattori di trascrizione con svariati elementi e anche recettori. La via di WNT, ve la ricordo velocissimamente, utilizza questi recettori a più passi transmembrana che si chiamano FreeSLED e che legano la proteina Disheveled. Disheveled in realtà è un inibitore di questa glicogeno sintasi 3, chinasi. Glicogeno sintasi chinasi 3, che sta in un complesso che continuamente degrada la beta catenina. Beta catenina, di cui ne parleremo anche perché è parte del citoscheletro, comunque è collegata al citoscheletro, vabbè, insomma, ne parleremo quando ne parleremo, non ci distraiamo, ma la beta catenina viene continuamente distrutta in un complesso che contiene questa glicogeno sintasi chinasi 3, che la sfascia tutto il tempo. Quindi lei è potenzialmente un fattore di trascrizione, non agisce da solo, ma agisce insieme a fattori LEF, TGF. Quando si lega a questi fattori, attiva la trascrizione dei geni. Il problema è che non ci arriva mai fino all'FTCF perché appena si avvia, bam, viene mazzulata da questo complesso che la degrada in continuo, ok? La prende in giro, le dice delle parolacce e la distrugge. Ma poi arriva l'eroe Disheveled. Quando c'è la segnalazione di WNT, Disheveled dice: basta con questo schifo, sposta il complesso GSH3K, GSK3. Lo sposta e questo permette alla beta catenina in realtà invece di accumularsi e di diventare sempre più attiva. E anche qualche cosa, siccome la beta catenina funziona appunto per livelli di attività, questo dà anche, come dire, può dare un'attività, noi possiamo avere un'attivazione della beta catenina dipendente dalla quantità di WNT che sta arrivando. Molto WNT, un sacco di beta catenina, poco WNT, un po' meno di beta catenina, niente WNT, beta catenina distrutta e trattata male. Va bene? E questo è importante perché, e questo, infatti, WNT funziona come un morfogeno. E che cos'è un morfogeno? Ne avete parlato. Una sostanza che a seconda del suo gradiente di concentrazione può dare effetti diversi nella mia cellula e soprattutto a livello di specificazione. Ok, le BMP invece funzionano con questi recettori tirosina chinasi, quindi vengono fosforilati, la fosforilazione porta alla fosforilazione di proteine SMAD, che sono diverse a seconda del tipo di BMP, è una famiglia enorme, le BMP adesso le vediamo. Queste proteine SMAD si associano tra loro. Quando sono fosforilate, quindi sono presenti nella cellula ma inattive, quando vengono fosforilate si associano, vanno ad attivare la trascrizione di geni specifici, sono fattori di trascrizione, ok? Questi sono vie di trasduzione che vanno dritte dalla membrana cellulare al nucleo, condizionando la trascrizione e quindi in qualche modo il fenotipo, potenzialmente il fenotipo delle cellule, ci interessano anche per quello. Ok, questo solo per ricordarvi che la famiglia delle BMP è una famiglia molto grande ed eterogenea, in cui ne sentirete ogni tanto nominare, fa parte della famiglia BMP, ok? Nei casi, in luoghi e posti più svariati. In questo caso noi parleremo di BMP24, di una proteina che si chiama VG1, dell'attivina,
e anche di alcuni TGF. Comunque, ok. Ma arriviamo alla beta-catenina. La beta-catenina, che era un sorvegliato speciale perché era già stato visto indurre appunto dei fenotipi dorsali in altre specie, comunque, di invertebrati. La beta-catenina la possiamo cercare con l'immunoistochimica. Qui la vedete in rosso, ok? E vedete che già nell'uovo c'è qualcosa che tende a spostarla nella parte superficiale. Allo stadio di blastula, diciamo, ce l'abbiamo di nuovo un po' dappertutto, ma soprattutto in queste porzioni dorsali. Diciamo, l'attivazione della beta-catenina è soprattutto dal lato dorsale e in realtà in questo caso anche nel lato animale. Non solo il lato dorsale, ma il lato dorsale tutto, e ampiamente si allarga al polo animale, molto più che quello vegetativo. E qui vedete due visioni, appunto il polo vegetativo in realtà è abbastanza poco attivo. La beta-catenina in questo caso è stata identificata con un anticorpo e vedete che è nucleare, questo anche è significativo. Beta-catenina nucleare vuol dire che è attivata, è come sta nel nucleo e regola la trascrizione. Ok, ma com'è che la beta-catenina finisce ad essere soprattutto attivata dal lato dorsale? Come che lo spermatozoo riesce ad indurre questo? Quindi noi abbiamo lo spermatozoo che entra e un accumulo di beta-catenina dall'altro lato. Allora, in realtà, secondo me, non è ancora del tutto definito, è definito solo in parte questo, però appunto un po' di anni fa è uscito un lavoro molto interessante che faceva vedere che la rotazione corticale, questo evento che porta un po' di citoplasma in realtà dalla parte ventrale alla parte dorsale, sposta alcune proteine, tra cui Disheveled, verso il polo animale, più dorsalmente, o comunque alla parte opposta di dove c'è questo, da dove è entrato lo spermatozoo. Questa rotazione che noi abbiamo quando entra lo spermatozoo, quindi lo spermatozoo entra di qua, questo imprime una direzione a questa rotazione del citoplasma corticale. Io sono entrato così, il citoplasma corticale migra verso la parte dorsale, portandosi dietro però una serie di molecole come Disheveled, ma anche come alcuni mRNA per alcune proteine Wnt, come Wnt11, ok? In parte attaccate proprio ai microtubuli. Adesso io non ve l'ho fatto vedere, ma quando questa rotazione corticale è mediata da una serie di fasci di microtubuli che si organizzano in quel momento e vanno avanti fino alla blastocisti, fino alle prime fasi, e in cui che corrono parallelamente al lato, diciamo, alla porzione corticale. E si portano dietro, in realtà, con motori molecolari, tutta una serie di molecole, le concentrano dall'altra parte. Che cos'è questo Disheveled? È l'inibitore della GSH3. Quindi la beta-catenina ha una, diciamo, riserva naturale che viene dove può essere accumulata nella porzione dorsale dell'embrione. Non ci basta ancora, è un po', diciamo, sfumato. Abbiamo cominciato a vedere la porzione dorsale, ovviamente questo deve però interagire con qualche altro fattore. Qui vi faccio semplicemente vedere, appunto, verso questa porzione dorsale si vengono ad accumulare degli inibitori della beta-catenina. Scusate, della GSK3. Degli inibitori della GSK3, che a loro volta inibivano la beta-catenina, ma essendo inibiti non la possono più inibire, e quindi la beta-catenina si accumula, sono questi nuclei che vedete colorati, in questa porzione dorsale, ok? Quella che sarà la futura porzione dorsale. Ok, allora questo gradiente però si viene a incrociare, quindi questa, diciamo, sì, gradiente di attività della beta-catenina si viene a incrociare con però una serie di geni materni
mRNA materni che erano già stati messi nell'uovo e che sono questo VEGT e VG1, che sono essenzialmente della famiglia delle BMP. D'accordo? Questi vengono secreti nelle porzioni dorsali e in realtà danno origine ad una serie di... fanno secernere anche altre molecole, molte anche della famiglia delle BMP, che comunque in definitiva hanno questo effetto di indurre il mesoderma in queste porzioni dorsali dell'ectoderma, del polo animale. Queste cellule del polo animale che si trovavano al confine con la regione vegetativa vengono indotte a diventare mesoderma da questi segnali, ok? VEGT e VG1. Ok, però quello che succede è che quando abbiamo anche molta beta catenina vengono prodotte alcune particolari famiglie, proteine della famiglia delle BMP, che sono queste proteine nodal. E le proteine nodal hanno un effetto, insieme con l'attivina, che è anche già presente in quella zona lì, questi due gradienti, queste due vie di segnalazione hanno sono sinergiche e inducono in modo specifico l'organizzatore. Adesso provo solo a farvelo vedere con uno schema un po' più semplice. Qui abbiamo la beta catenina attivata nella porzione dorsale. La beta catenina di per sé può attivare alcuni geni che sono questi Siamois e Twin, che sono geni specifici dell'organizzatore, ma diciamo in modo sinergico, questo avviene in modo sinergico con l'attivazione anche della via di SMAD2-4 attraverso una serie di fattori appunto di questa famiglia del TGF-beta. Essenzialmente l'incrocio di questi due vie di segnalazione porterà poi alla produzione di specifiche molecole che sono espresse solo nell'organizer e che ne alla fine però identificano l'identità, ne specificano l'identità. Ok, quindi solo all'incrocio di questi due gradienti, tra le proteine nodal, la beta catenina attivata, noi avremo l'espressione di Twin e Siamois, che sono due geni che caratterizzano in modo particolare, e, insomma, sono un po' master genes dell'organizer, però poi una serie di altri, adesso alcune secrete che le vedremo, altri invece sono fattori di trascrizione. In realtà si può raccontare in questo modo, questo è solo un riassunto, o anche in quest'altro modo. Adesso le vedrete più spesso raccontate in quest'altro modo, le storie in termini di network genici, quindi dove si cerca di inserire quello che succede nel nucleo con quelle che sono, di integrare quello che succede nel nucleo con quelle che sono le vie di segnalazione che una cellula riceve. In realtà queste cose cambiano nello spazio, cambiano nel tempo, non è molto semplice. Sicuramente nel nostro nel DNA ci sono dei network genici che sono regolati da delle interazioni reciproche, però vi dirò, rappresentarli non è così semplice. Infatti adesso non è, insomma, quello che volevo raccontarvi ve l'ho raccontato, i dettagli delle molecole non ci interessano. Ah, io volevo raccontarvi anche questa storia, ma mi sa che non ce la faccio più. Ci siamo un po' dilungati, ma non importa, con calma. Ok, una delle cose, però aspettate 5 minuti, ve li racconto solo per togliermi dalle balle l'anatomia, così poi, perché ho capito che la sapete già e quindi ne parleremo la prossima volta. Però uno dei fattori più fantastici di questo organizer, misteriosi anche, è quello che in qualche modo induce l'ectoderma a diventare nervoso, scusate, quindi che induce
il neuroectoderma. Che cos'è che trasforma l'ectoderma e lo fa diventare nervoso? Come si fanno i neuroni? In qualche modo questo organizer ha la bacchetta magica che trasforma la pelle in cervello. E questo è interessante. Noi vogliamo sapere che cos'è. Non ve lo spiego oggi, ve lo spiegherò la prossima volta, ma vediamo intanto di ricapitolare velocissimamente quello che è la serie di fenomeni che appunto stanno dietro a questa induzione neurale dal punto di vista anatomico. Quello che noi sappiamo è che la parte dorsale di questo polo animale, che si trova sopra all'organizer, si ispessisce all'inizio della gastrulazione, inizia già ad ispessirsi. Quello che succede subito dopo, appunto, però, è che arriva la notocorda, diciamo il mesoderma che c'è sotto, comincia a strutturarsi, e la prima struttura che vediamo in modo molto definito, molto chiaro, prima che il tessuto nervoso si ripieghi, è proprio all'inizio della sua specificazione, è questa notocorda. A livello della notocorda, proprio lì dove c'è la notocorda, come se ci si agganciasse, c'è un punto di rotazione di queste due ali della piastra neurale, delle porzioni delle due porzioni destra e sinistra della piastra neurale, che facendo perno su questa regione che si trova a livello della notocorda, cominciano a sollevarsi. E un po' di meccanica magari la prossima settimana la vediamo. Comunque, si sollevano, poi si chiudono, si forma un tubo. L'embrioncino prende questa forma che vedete qua, con il tubo neurale, e questo è stato tagliato in così rotto come il tronchi, e gli hanno poi fatto una microscopia a scansione. Questo è il mesoderma laterale, adesso ne vediamo degli altri. Questo è il neuroectoderma, questa è la corda. Allora, questo tubo neurale è già a livello di piastra neurale, non è omogeneo, non è un rettangolo, ok? Ha già una sua forma. Un asse, l'asse antero-posteriore, prima del ripiegamento, è già in qualche modo settato, almeno nella forma. E volendo, come abbiamo fatto per la blastula, anche qui possiamo creare delle mappe presuntive, quindi cercare di capire quel tipo di cellula che cosa diventerà, che non vuol dire che sia già specificato, neanche determinato, ma sappiamo che trovandosi lì il suo destino è quello di diventare una certa zona. Quindi la porzione più anteriore diventerà il telencefalo, poi ci sarà il diencefalo, diciamo la porzione alare della porzione, comunque insomma tutta una serie di zone che dovreste ricordare: telencefalo, diencefalo, mesencefalo, rombencefalo, midollo spinale. E poi, volendo, si può andare ancora più nel dettaglio, già a questo stadio molto piccolo, molto precoce, scusate. Questa piastra neurale però poi appunto si ripiega e il nostro embrioncino prende questa forma qua. Il tubo neurale si affossa, abbiamo tutta una porzione che si trova al di sotto la notocorda, e in realtà la notocorda finisce un po' prima della parte più rostrale del sistema nervoso. C'è una parte del sistema nervoso che ha sotto un altro tipo di mesoderma che chiamiamo precordale, e anche dell'endoderma che chiameremo visceral endoderm. Però voglio ricordarvi che la corda è quella parte che poi insomma verrà avvolta dalle vertebre, quindi darà origine alla colonna vertebrale, che finisce prima del cervello. Siete d'accordo tutti? Ok, e non va fino al cervello. In effetti il telencefalo è scoperto, diciamo, non sta più sopra alla corda. Ok, e questo è un ingrandimento del nostro embrioncino. Qui vedete l'epitelio neurale, un epitelio pseudostratificato, sotto la corda, di fianco i somiti che diventeranno muscolo. Ossa e
abbiamo lo sclerotomo, il miotomo e il... eccolo lì. E diventeranno un po' di vari tessuti connettivi della cute. Va bene, poi c'è il mesoderma intermedio e una serie di altri mesodermi. Faccio vedere ancora solo questa immagine. Qui è stato scoperchiato, se noi togliamo, scalottiamo l'ectoderma, vediamo sotto il tubo neurale circondato da queste polpettine che sono i somiti e due ali di mesoderma laterale. In realtà poi in mezzo abbiamo il mesoderma intermedio e questa è solo un'altra immagine di tutto ciò. Ok, la prossima volta ripartiamo da questa domanda: ma chi sono gli induttori neurali?